Massimo Briaschi, agente FIFA, anche se comunque questa denominazione non esiste più, comunque diciamo procuratore, che mercato è stato fino a questo momento? Siamo alle ultime ore. Ma è il mercato di quasi tutti gli anni, insomma, l'ultimo giorno, tante parole, tante chiacchiere, poi dopo si aspettano sempre le ultime ore per poter concretizzare qualcosa, vediamo cosa succederà, insomma. Per adesso a chi va la palma di squadra che ha operato meglio sul mercato? Ma la palma dovrebbe essere quella dell'Inter, secondo me, perché è stata quella che ha preso proprio l'altro giorno, secondo me, un giocatore molto forte che è Der. Anche se magari le cose non stanno andando per il verso giusto, però direi che forse è la squadra che fino adesso si è mossa meglio assieme alla Roma. L'Inter secondo te aveva bisogno di un altro attaccante? Se l'hanno preso probabilmente sì, anche se magari hanno una qualità secondo me veramente alta lì davanti l'Inter. Purtroppo stanno passando un momento un po' così, ma sono sicuro che la qualità c'è, la società anche, quindi penso sia una delle società che si riproporrà ad alti livelli. La tua Juventus non ha operato sul presente ma per il futuro? Opera in campo la Juventus, perché sono veramente una macchina da guerra e hanno fatto degli investimenti mirati, importanti, giusti secondo me per una società come la Juventus, guardando anche magari fra qualche anno, per cui insomma stanno lavorando bene come è di prassi alla Juventus. Quanto riguarda i tuoi assistiti, il futuro di maggio, il presente e il futuro di maggio qual è? No, Cristian rimarrà, ha avuto delle richieste, ma il Napoli ha detto che è un giocatore incedibile, quindi rimane a Napoli. Per Salifu invece che cosa si può aprire? Adesso vediamo, ci sono un paio di richieste in Serie B, vediamo nelle ultime ore dove andrà a collocarsi. È emersa anche l'ipotesi del Livorno? Sì, c'è anche il Livorno fra le squadre, adesso vediamo, insomma, che ci sono anche altre operazioni che si devono concretizzare per poter poi effettuare questa di Salifu, vediamo.